L'argomento del giorno sono le tante auto che stiamo vedendo in giro, ragazzi. Cioè, è incredibile. Non so se anche voi ci avete fatto caso, ma io vedo molte più automobili in giro. Come mai? Perché? Che succede? E mi sono fatto questa domanda, ho detto, bah, forse ci siamo un po' rotti le scatole di stare a casa come ci chiedono, invece in realtà dovremmo farlo, perché non è che il virus è stato sconfitto. Avete mai sentito adesso in qualche telegiornale, eccetera, abbiamo sconfitto il coronavirus? No. E quindi, per generosità, soprattutto verso le persone che ci stanno intorno, qualcuno in giro c'è. Allora, o sono tutti operatori sanitari, oppure effettivamente sta succedendo qualcosa. C'è un bel report di Google, vi metterò il link poi al termine della diretta, se lo volete andare a vedere. Google praticamente ha mappato, la parola più adatta, ha mappato cioè gli spostamenti di tutto il mondo. E lo ha fatto, penso probabilmente, agganciando vari dati aggregati che produciamo noi stessi con i nostri dispositivi. Cioè, Google non è solo un motore di ricerca, lo sappiamo. Google è tantissimo altro, è anche forse il più grande navigatore GPS del mondo. Risulta sempre secondo questo monitoraggio di Google, che vi ripeto, vi linkerò nei commenti appena terminiamo la diretta, che però ancora un terzo degli italiani usa la macchina per andare a lavoro e questo è effettivamente il tema del giorno. L'ho chiesto a voi, l'ho chiesto nei commenti anche attraverso il mio profilo quando ho lanciato la diretta di questo pomeriggio, la diretta che state ascoltando, e ho chiesto: ma secondo voi cosa sta succedendo? Come mai ci sono tantissime automobili in giro? Molti di voi mi hanno risposto: guarda, io la macchina non la sto proprio prendendo. Giada Zaccone diceva: forse le aziende non sono invece preparate, non tutte le aziende, a fare smart working in maniera efficace. Al che ho detto io: Giada, ma pensi allora che non siano pronti in termini digitali? No, non sono pronte in termini mentali. Ecco. Quindi siamo sempre la solita italietta alla fine. Vedo 57 persone collegate, cioè incredibile. È arrivato Eddie Moro. È arrivato Alessandro, Maria Antonietta Napoli, che dice che c'è troppa gente incosciente, non hanno rispetto né per loro né per tutte quelle categorie che contagiate sarebbero a rischio. Noemi Pucci, Ilaria Paiella, Lorenzo Di Prima. Ecco, ragazzi, mi dite anche voi come mai, se conoscete ovviamente in maniera anonima, cioè tra i vostri amici, se c'è qualcuno, tra i vostri colleghi che effettivamente ancora prende l'automobile per andare al lavoro, comunque esce di casa. Perché questo è un tema, cioè o stiamo a casa o usciamo di casa. E io vorrei cercare di capire insieme a voi se effettivamente stiamo rimanendo a casa oppure 87 persone collegate. Vedete, io tra l'altro sto facendo degli esperimenti mentre questo format in itinere, che si produce ovviamente, come vedete, abbiamo grandissimi mezzi e risorse. Sto anche provando ad andare online in diversi orari perché a me piacerebbe che questo format diventasse sempre più interattivo possibile, cioè rispondere alle vostre domande, dare degli spunti anche a chi ci ascolta, sia in diretta che al termine della diretta. Questo, Ilaria Paiella dice: io vado una volta a settimana e faccio tutto, la spesa, la farmacia, mia madre va solo al lavoro tutti i giorni, fa l'OS in una clinica. Vabbè, chi fa l'OS, chi lavora comunque nel personale sanitario è normale che esca per andare al lavoro, ma posso credere che un italiano su tre lavori in ospedale o lavori in clinica? Anna Maria Antonucci: io lavoro in un tabacchi, purtroppo lo Stato non ci tutela. Ciao Luca Lamesa, che onore! E anche Daniel Ruzza, benvenuti! I miei potenti mezzi tecnologici. Sto facendo degli esperimenti, chiaramente questo è un format che scriviamo insieme a voi e se riesco, io ho un altro telefonino che è un muletto, il mio vecchio cellulare, che sto utilizzando in questo momento, visto che il mio telefono sta facendo da cam. Vi volevo fare ascoltare una nota vocale. Avete presente i programmi radio quanto sono fighi che mettono i messaggi in segreteria e vi fanno ascoltare quello che dicono gli ascoltatori? Io ieri ho chiesto a una mia amica Giulia Lotti, che sta a Milano e si trova quindi nella zona del focolaio principale, e le ho detto: Giulia, ma sei consapevole, ovviamente lei lavorando nel digitale lo sa meglio di me, che Google ci traccia continuamente. Tu sei d'accordo al fatto di essere tracciata continuamente o no? Cioè, ti piace essere tracciata? Oggi noi diamo i nostri dati ogni giorno a tutte le app che noi utilizziamo.
utilizzo anche tantissime app che spesso Facebook compresa mi chiedono di conoscere la mia posizione sempre e comunque. Io ogni volta setto no soltanto quando uso l'app. Non voglio che Facebook sappia sempre e comunque, anche quando non uso la mia app, cosa faccio, dove mi muovo e dove vado. Ma il tema dei dati è un tema molto importante. Quindi, alla domanda, Giulia, ma sei d'accordo col fatto che Google ti tracci continuamente? Giulia mi risponde, vediamo se si sente. Essere onesta, non faccio mai troppo caso sbagliando dei permessi che già oggi concedo alle varie applicazioni che scarico per l'accesso a dati di localizzazione, per esempio. Figuriamoci con Google. In linea di principio posso dirti che in questa situazione di emergenza sono quasi felice e posso dire anche in un certo senso rassicurata dal fatto che qualcuno, diciamo dall'alto, controlli ad personam i singoli spostamenti. Domani però ti direi che invece un'apertura di questo tipo mi spaventerebbe a livello di privacy e tracciamento dei dati. Mi sentirei dentro al film Minority Report, ma mancherebbe Tom Cruise. Senza Tom Cruise, quindi diamo un Tom Cruise a Giulia. In realtà c'è Alessio che ne vale 10 Tom Cruise. Quindi Ale, prendi e porta a casa questo complimento. Suo marito, altro grande amico. Il problema è proprio quello: se i dati servono per migliorare un servizio, tipo per esempio quando siamo con Waze collegati, Waze è anche di Google, lei è il navigatore, e Waze ci dice quali sono le strade che possiamo prendere in base al traffico. Waze come lo conosce il traffico? Mica è la polizia stradale, no? Lo conosce perché monitora le posizioni degli altri utenti di Waze che sono in giro per il mondo e quindi ti dice se vai di qua c'è meno gente, se vai di qua ne trovi di più, qua c'è più code e qua ce n'è di meno. Quindi chiaramente in questa fase forse è la mia idea e l'idea di molti anche amici che sto sentendo in questi giorni è che sicuramente i governi devono avere più accesso alle nostre posizioni, conoscere i nostri spostamenti e avere contezza anche per mandare in giro, magari vedete, ci avete fatto caso, alcuni stanno comprando i droni, no? Ci sono alcune squadre di polizia municipale che già hanno i droni e controllano i movimenti delle auto. Il drone non basta, ma secondo me è un problema di maleducazione, tra virgolette, dell'italiano medio che non riesce a rispettare le regole. È anche vero che non si può limitare la libertà personale se non chiaramente in una fase di emergenza come questa. Io l'ho detto già nella prima live, sarebbe opportuno separare facendo i tamponi chi è contagiato da chi non lo è. Lasciare a casa chi è contagiato, far uscire e fare continuare a lavorare chi invece sta bene. E vi ho visti in tanti, sono contento di questa vostra partecipazione. Il tema delle prossime puntate sarà riuscire a capire anche un po' il mondo dello smart working. Io non ne farò, forse ne faccio pure più di una puntata sullo smart working, non sarà una soltanto, perché vorrei provare a capire effettivamente dove finisce lo smart working e dove inizia l'iper smart working. Non usciamo, non usciamo, stiamo a casa. Ancora non è stato sconfitto il virus, ancora non ci sono i vaccini. Un atto di responsabilità di ogni giornalista dovrebbe essere appunto quello di sensibilizzare. Quindi anche io partendo dal tema del giorno, e quello degli spostamenti, ho voluto vedere dei numeri, mi sono informato, questi numeri mi confermano che effettivamente ci stiamo muovendo ancora, moltissimi si muovono per andare al lavoro, cerchiamo di sensibilizzare le aziende affinché adottino lo smart working ed evitino a noi di andare al lavoro fisicamente e di entrare in contatto con i nostri colleghi, con le nostre colleghe. Facciamo questo atto di generosità e di disponibilità e appunto restiamo a casa. Il grafico vi saluta, il regista vi saluta, l'autore vi saluta, operatore luci che dovrà risolvere il problema del rosso in faccia, ma vi saluta comunque. Vi saluta l'Anchorman, sostiene Pecora. Ci vediamo alla puntata numero 6. Grazie a voi per essere stati qui, per aver partecipato. Vi ricordo che ovviamente il video resta online. Lasciate nei commenti anche se ci sono delle domande. E io vi lascio nei commenti il report di Google, così potrete andare a dare un'occhiata da vicino ai numeri che vi ho citato. Grazie, alla prossima.